E ragazzi, io sono E io Ferenike. sono Steph e quest'oggi non lo so. Capita. Vedremo Fa delle parte della cose, vediamo se vita. le ricordi che capitano. Solo una volta nella vita. Come tu che ti sistemi i capelli. No, questa era gratuita. Ora non ce l'hai sistemati tu. Può Io, Steph, capitare. posso risistemarmi in 0 secondi, tu non lo sai fare, io ho questa abilità. In ogni caso, quindi vedremo delle cose che capitano solo una vita. Non so cosa può aver. Che c'è? Sono una vita. Solo una volta nella Hai vita. detto Non è capitano. vero! Risentiti, ho detto Mi che capitano risentirò solo una e ti vita. dimostrerò che non è vero. Solo una volta nella vita. Onesto. L'ho detto anche prima. Oggi è scemo, raga. Iniziamo! Abbiamo registrato il mio Non video prima di questo è e vi assicuro che oggi è scemo e non ci sta con la testa. Allora. Qua sicuramente avrà tipo messo della Lacrimina? crema. È riuscita Un gelato perfettamente così. Un perfetto. gelato O una cacca perfetto di di. Arale perfetta. Esatto, una delle due, però totalmente Però è perfetto. bianca, quindi cacca no, quindi è un gelato perfetto. Adesso dobbiamo È troppo mangiarla. carina. Sì, è vero. No, l'avrà schiacciata e se la sarà messa in N faccia. no, lo deve tenere. No, 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 no. la devi Avevo letto la conservare. descrizione della persona che l'ha pubblicata e ha detto che 5 secondi dopo la foto l'aveva distrutta. Che brutta persona. Non apprezza ciò che crea, vedi? Cioè, io se creassi qualcosa del genere lo conserverei. Questa è ovviamente una fotocamera che ha ripreso l'esatto momento in cui il palloncino si sta per, es sta per esplodere. Non si sta per esplodere, sta per No, esplodere, è sta già per scoppiare. scoppiato, Fete. Mi sono prima incartata io perché Steph mi sta contagiando la stupidità oggi. Fette non era mai capitato, forse. Cioè, mi hai chiamato Fede. Dicevo, Mi sto sentendo il male. palloncino è già scoppiato e stai vedendo i punti dove si è rotto prima che Ma in quel scompaia dal momento, prima che mondo. faccia proprio il boom No, è già così. esploso. Scusate un attimo, ce l'avevo già dal video prima perché Steph oggi non Sono i sta. punti da dove esplode. No, perché quando esplode, è presente che tu. Non capisco nulla. Fa così e quindi nel momento prima che faccia così. Guarda che poi rimangono dei pezzi, mica scompare il palloncino. E quindi nel momento prima che si Ma apra. No, già è andato! non lo È tutto capisci, un non lo buco, ma non lo capisci. capisci Vai nulla. Vabbè, avanti. comunque, ok. Questo è l'inizio di un arcobaleno. Sta andando due. Non c'entra niente, però è presente, Steph, la leggenda che se trovi l'inizio e la fine dell'arcobaleno ci sarà il tesoro, bla bla bla. Questo è No. l'inizio di un arcobaleno, inizia esattamente qui E quindi chi con me. ha fatto la foto si è tuffato in acqua, è andato fino a quel punto e è andato Per a vedere se vedere c'è se un c'era il tesoro? tesoro? Non lo so Non questo, probabile, sappiamo. io lo farei quindi. Però è un doppio Sì. arcobaleno. Quindi ha trovato l'inizio di due arcobaleni. Quindi ancora meglio, doppio tesoro, sei No, straricco. no, perché potrebbe essere che più fa meno in qualche modo strano, quindi magari i due tesori No, diventano niente più tesori. diventa tanti milioni, Steph. No, perché Tante sempre. monete d'oro. Non lo so, secondo me è Io stato fatto l'arcobaleno non l'ho apposta. sempre visto in cielo, non l'ho mai visto iniziare da qualche parte. Neanche io. Bello, bello, Sì, carino. mi ci avvicinai per toccare. Questo è un uccellino che sta leggendo una guida sugli uccellini. Ok. Quindi anche questo. Questo Tu potrebbe. leggi un libro sugli uccelli e ti capita l'uccellino lì, Steph vabbè. malizioso pensa che potrebbe averlo fatto apposta. Nel senso che hanno trovato questo uccellino, avevano il libro e hanno fatto facciamo la Ma come fai foto. a un uccellino selvatico a metterlo così? Beh, magari tu rimani fermo, lui magari si fida perché ti vede fermo, pensa che sia un albero, invece sia un bimbo Però maledetto. magari capita che avevi il libro proprio in quella circostanza. Sì, tra No, le secondo due è a meno me piace pensare probabile. che stava leggendo il libro e si è Ok. posato l'uccellino che chiaramente intento a leggere perché. Ah, che poi. Aspetta, l'ho capito ora. È lo stesso tipo. Ci sei arrivato Sì, adesso. no, pensavo stesse Per quello ti dico che è guardando gli suoi fake. amici, capito? No, non è fake. Tu sei fake. Anche tu. No, non è fake. Non Vabbè, è sei fake! che Vai mi aiuti. avanti! Maledetto. Prossimo. Questa è una cipolla che ride, vuoi dire anche questo che è fake? L'avranno fatta loro con il No, sta coltello. ridendo. No, chiaramente sta ridendo da sola. E l'ha Non puoi averla disegnata. disegnata, è come l'hai tagliata a metà ed è capitata una cipolla che Una ride. Di cipolla solito le che cipolle fanno piangere, questa fa ridere. ride. No, È una cipolla no, è la speciale. cipolla cattiva. Bravissima. Perché ti fa piangere e lei sta ridendo che tu stai piangendo. Guarda, infatti, se tu la È un po' riosservi bene questa malefico, faccia, è un sì, po' è un po' malefica. malefico. Ride del tuo Le pianto. cipolle sono cattive. Sì, perché devi rispettare chi piange. Non è che se uno piange allora è una persona No, debole. devi Devi ridere. rispettare, no? Non devi ridere, Sì. devi dire Devi che. prenderli in giro. No, non devi fare. Sei una cipolla brutta anche tu. Prossima.
Questa non penso ci sia bisogno di spiegarla, comunque carina come coincidenza. Questa è davvero una coincidenza plausibile. Esatto. Invece il bimbo che prende il libro tornando a casa da 300 km urlando mi serve questo libro. Ma l'uccellino se ne sarebbe già andato. Era interessato a qua, vedere cosa la pagina specifica, la faccio lui. Salire e dimostro che l'uccellino sta leggendo della sua stessa storia, così io posso dire aver fatto una foto utile, è l'unica cosa che avrò fatto in tutta la mia vita. Quella non è vera. No, è vera. It's fake. Andiamo avanti. Allora, hai notato le macchioline? Uno, due, tre. Che carini. Poi tutte che partono dalla coda, quindi sembrano davvero fatte in sequenza, fa molto ridere. Questa è molto carina. Questa è molto carina. A meno che non sia photoshoppata. Non è photoshoppata. Lo so, sto scherzando. Non rompere, non rompere. Era giusto per darti un po' di fastidio. Ma sono dalmata? Non ne ho idea, perché chiaramente c'è anche la mamma. Sì. Però non riesco a capire perché si vedono solo le zampe. Ma non mi sembra dalmata. Ha le zampe molto bianche. Infatti. No, forse però sarà. Che cani sono? Non ho idea. Sono troppo piccoli per capire la razza e non si vede neanche la faccia, quindi non lo so. Poi magari non sono neanche di razza, non lo so. Prossimo. Questa Steph è la neve che si è depositata su una panca e ha creato un perfetto cuscino. Wow. Un cuscino di neve. Poi se ti ci siedi probabilmente non ha lo stesso effetto di un cuscino, però è fighissimo. È perfetto poi. Sì, sì. Cioè si è limato proprio top. Perché ha seguito sicuramente la forma della panca, non lo so, non lo so. È strano. Cioè... No, l'ha fatto qualcuno. No, non l'ha fatto nessuno. Sì. Non rovinare. Bene. Ma chi è che fa una foto se poi lo fa lui? Non ha senso. Quello è il senso. No, cazzo, non ha senso. Bene, come... È una cosa che ti è capitata. Come può non esserci un singolo punto dove è un po' più alta rispetto a un po' più bassa? Avere... Perché cade in modo omogeneo. Cioè, ma c'ha gli spigoli, perfetti. Non l'ha fatta nessuna, Stefano. Someone. Il bimbo dell'uccellino è venuto anche qua, ha fatto la panca e poi ha detto fai la foto. Queste sono quattro estranei che hanno tutti la stessa maglietta e lui quindi ha fatto la foto. Questo è molto curioso. Io all'inizio ho visto il tipo operato, pensavo stesse contando i capelli che aveva il tipo operato. Che non so cattivo. Perché non lo so. No, vabbè, poi ovviamente si capisce che non è esattamente lo stesso modello di maglietta, però fa ridere che comunque sia molto simile con quattro persone totalmente a caso. Però in posti dove, diciamo, si pensa meno a come ci si veste, che comunque ce ne sono tanti nel mondo, effettivamente può capitare un sacco. Beh, sì. Potrebbe essere molto divertente questa cosa, però sì, fa molto ridere, è simpatica, mi è piaciuta. Avrei fatto meno anche male. La foto. Questa è una ragnatela, Steph. Ok. Cosa sta facendo secondo te? Il geometra. Vero? Sì. Un ragno geometra. Un ragno geometra. Secondo me è anche un ragno artista. No, geometra. Quella è la spina dorsale, ok, che rappresenta tutte le spine dorsali che ha staccato ai suoi nemici, in questo caso le mosche. E le mosche non hanno le spine dorsali. Lui pensa che ce li abbiano e quindi le ha dipinte qua. No, senso. È la rappresentazione della morte dei suoi nemici, quindi questo è un quadro, Steph. Lui è un ragno pittore, artista, scultore anche, dai, perché? E tu sei un imbecille. No. Hai mai visto una ragnatela così? Hai mai visto un imbecille così? L'hai mai vista? E quindi vuol dire che lui è un ragno artista, Steph, non capisci l'arte. È geometria, non è noto arte. Noto il dolore dei suoi nemici morti. Non nella c'è sua nessun nemico morto. Ho capito cosa sta è rappresentando. Geometria. Non capisco, amico. Anche io vorrei uccidere così i miei nemici, però... A te è concesso perché sei un ragno, a me purtroppo non è concesso. Beh, va bene, calcio, va bene. Andata così. Ballo, geometria. Prossimo. Questi sono dei cervi albini, Steph. Beh, era l'altro video. In un altro video che abbiamo fatto, Steph ha detto prima o dopo? C'era, non lo so, però non racconto, c'era un po' spino bianco e Steph ha detto che è alpino, che è albino. Tu non puoi sapere. Quindi tu non puoi sapere se quel porcospino vive nelle Alpi. Non è puoi essere sicura. Non inizio, quindi allora questi vivono nelle Alpi, ti sembrano le Alpi queste? No, lui è albino. Sono albino. Sì. È un branco di cervi albini. Albini, sì. Non alpino. E l'altro è alpino perché viveva nelle Alpi. Tu non puoi dirmi che lui non vive nelle Alpi. Scoprimi. Ma può dire alpino al posto di albino? Scoprimi dove vive e poi ne riparleremo. Comunque, ok. Belli. No, sono più belli normali. No, mi piacciono molto. A me piacciono. Sembrano più tipo i famigli di World of Warcraft che li trovi sempre in colori strani. Mi piace molto. Sembra tipo una foresta fantasy. Vabbè, mi piace tanto. Sta viaggiando. Questa è una libellula che si è posata su un piede di uno che ha il tatuaggio di una libellula. Perfettamente specchiata praticamente. Carina come cosa, io vabbè, avessi visto quella cosa nella mia gamba mi sarei tagliata la gamba, no, però... mi verrebbe da dire che quel tatuaggio l'ha fatto il ragno di prima, perché un tatuatore non può fare una bella artista recente. Anche il tatuatore, ovviamente. Quindi se l'ha fatto un ragno... Non dobbiamo discutere sulla qualità no, del tatuaggio, no, perché non criticare il tatuaggio, ragno, magari a lui piace. Il ragno ha tatuato appunto un nemico che ha ucciso, ovvero la libellula. Dopo aver disegnato le loro spine dorsali che in realtà non hanno.
Vedi, ci siamo ricollegati. È l'unica giustificazione, perché altrimenti l'ho fatto io quel tatuaggio, cioè non proprio. Mamma mia, quanto sono grandi. Allora, questi sono dei pancake usciti tutti esageratamente perfetti, una torre di perfezione questa, guarda, torre che belli. Di perfezione. Guarda che belli. Sembra uno ziggurat. Sono bellissimi. Che buono, mi è venuta fame, porca miseria, è quasi ora di pranzo. Sì, anche ma se quello, è mezzogiorno e mezzo in questo momento. Però da... io svegliandomi alle 6, anche se oggi mi sono svegliata un po' più tardi perché i gatti non ci hanno fatto dormire, a mezzogiorno e quello mezzo. Quello è sciroppo d'acero. A me non penso piace. Non ma l'ho è, messo buono, è buono anche lo sciroppo. Prossimo. Queste sono due auto. Oh. Vabbè. Le targhe, notate le targhe. Che bello, questo è il mio sogno. È bellissimo. C'è sempre pensato, tu le guardavi mai le targhe? Sì, da bambina ero fissata. E una volta in effetti ne avevo trovato, non mi ricordo bene perché ero molto piccola, però forse avevo trovato una targa, non ovviamente vicino, simile a quella di mio padre che tipo cambiava di un numero, una roba del genere. Quindi avevo fatto, oh, che figo. Io guardavo sempre le iniziali per vedere a che punto eravamo. Sì, quindi eravamo tipo le ultime e dicevo, cavolo, siamo arrivati alla bla bla. A questa lettera, sì, anch'io lo facevo. Questo è un genio, non c'è altro da dire, come ha fatto a farcela entrare così perfettamente. Probabilmente se le toglie provi a rimetterle non riesci a rimetterle così perfette. Può essere. Sono quasi sicura di questa cosa. Può essere. Sono quasi sicura di questa cosa. Questa Stefano Pecorella è nella descrizione, c'era scritto che ha piovuto talmente tanto in quei giorni che poverina le è cresciuta l'erbetta nella schiena. Ah, magari anche tu se vai in giro ti cresce l'erbetta in testa. Poverina, non, ma secondo voi è possibile che possa crescere dell'erbetta? Perché ci ho riflettuto molto su questa cosa. Come ha fatto a crescerle dell'erbetta nella schiena? Però lei mi sembra che sia felice, che stia a posto. Dove vedi che è felice che sta pecora? Ma è foto. Ma sembra spiritata, cosa c'ha di felice? No, ah, sembra molto rilassata. All'inizio pensavo se fango, la quanto è sporca, povera. Perché ha piovuto molto e le cascine. Ma coprila se piove molto. Ma come fa a crescere un'erbetta su un essere umano? Non lo so, e poi non è un essere umano, è un animale. Cosa è un essere umano? Non è un essere umano. È un essere umano. Essere vivente al massimo. Un essere umano. Non è un essere umano. Non è un essere umano. Palline di gelato totalmente perfetto, questo non l'ho mai visto, in tutta la mia vita me le fanno sempre storte, e è mezzo squagliate. Ma non mi piacerebbe. No, io lo vorrei. Io no. È scomodo, una sta per cadere. Non cade, perché te la mangi prima, inizi da quello sopra e poi mangi quello sopra. E immancabilmente. No, non cade, tranquillo. Questi sono dei raggi di sole che hanno formato totalmente il make up di questa ragazza, perché sembra truccata. Sembra truccata, ma in realtà è solo un riflesso del vetro. Sì. Carino però. Questo Steph è un elefante che ha formato un altro elefante con l'acqua, lo noti? Sì. Bello. L'elefante, gli piacciono gli elefanti. La cosa che mi sorprende è che qui c'è l'occhio e qui c'è la bocca. E quello è l'altro. Questo è l'orecchio e questa è la proboscide. Vedi che è un altro elefante con l'acqua? No. Non l'avevi capito? Ecco perché non era sorpresa, non l'aveva capita. Per me questo era uno schizzo d'acqua. Questo è l'occhio 1, questo è l'occhio 2, questo è l'inizio del naso. Ed era ma una faccia che vedevi? Ti osserva. No, ti ho detto che è un elefante che buttando l'acqua in aria perché... ha creato un altro elefante. È perché questo sembra un altro occhio. No, quello è l'orecchio. Qui lì c'è l'occhio, poi c'è la bocca e poi c'è capito la proboscide. Capito cosa volevo io? Questo essere qua. Ma è una cosa storpia, come ti poteva sembrare un altro elefante? Non so. Invece è un elefante che ha creato un altro elefante. Wow. Molto bello. Sì. Sono due carote che si abbracciano. Vabbè, anche le carote si abbracciano. Provano sentimenti, abbiamo finito. Con le carote che si abbracciano. Con le carote che si abbracciano, un momento commovente. Spacco la faccia, oggi lo ammazzo. Oggi lo ammazzo, non lo giuro. Ne manca ancora uno, bene. Noi ci fermiamo così, speriamo che il video vi sia piaciuto. Qua sotto accompagna il video, iscrivetevi al canale, campanellina. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Ciao.